Grande go per tutti, ragazzi! Eccoci qua a questo nuovo video dove continuiamo ancora finché non analizzeremo tutte le carte della nuova espansione di Hearthstone. Continuiamo subito, vi ricordo di iscrivervi, commentare, mettere like se non l'avete fatto e andiamo subito ad analizzare le nuove carte della espansione. Ok, vediamo, l'ultima volta avevamo analizzato il deck Frammento dell'Anima sia di Stregone e Demonhunter. Questa volta continuiamo con le nuove carte che abbiamo qui. Vediamo quale carte iniziamo. Iniziazioni: infliggi 4 danni a un servitore se muore ne evoca una copia sotto tuo controllo. Ok, sicuramente forte, perché se riesci, diciamo forte, è un po' situazionale, perché per esempio c'è quella a 5 mana che distrugge un servitore, però questa è 6 mana, infligge 4 danni e se muore lo evochi anche. Ovviamente se tu la giochi questa, sai che quel servitore ce l'avrai sotto controllo. Ovviamente il massimo è avere tipo quel servitore con l'antro di morte che ti ritorna in vita, ma anche per esempio contro il cacciatore, 3 mana 2-4, gli distruggete il mostro, te lo prendi anche tu, così hai anche tu il prime e lo metti nel mazzo. Secondo me è carta che sicuramente potrà nel mago trovare nel mago, sì. Nel prete trovare gioco perché sfrutta secondo me molto le sinergie comunque del mazzo e poi comunque e poi volendo dici 4 danni a un servitore, quindi tu potresti comunque distruggerti un tuo pezzo, te ne evoco una copia. Non dice un servitore avversario, dice 4 danni a un servitore, se muore ne evoco una copia sotto il tuo controllo, quindi comunque puoi anche solo fare 4 danni, quindi se mana fa 4 danni. Poi se ti muore Nemo che ne copre, quindi solamente verrà giocato quando morirà il servitore. E volendo puoi sfruttare anche sui tuoi servitori, lo puoi distruggere, arriva a 3 vite, fai l'ultimo 3, te lo distruggi e poi te lo rievochi. Sicuramente, ragazzi, molto forte come carta. Andiamo avanti. Parola del potere banchetto. +2/+2 è un servitore alla fine del turno. Alla fine di questo turno rigenera la sua salute al massimo. Ok, secondo me è forte perché mi viene in mente quella del paladino che dà +2/+2 a costo 2 e poi pesca una carta. Questa qui invece alla fine di questo turno rigenera la sua salute al massimo. Secondo me è forte perché usata su un pezzo grosso come anche il set, per esempio c'è il 7 mana 4-9 del, come si chiama? Del prete che gli dà alla fine del turno un drago. Questo qui comunque lo buffi, tradi e alla fine del turno ti rigenera la salute. Secondo me è veramente forte, anzi fortissimo direi, perché ti dà modo di buffare, tradare e te lo torna in vita, quindi tu comunque hai ucciso un pezzo gratis, ovviamente se riesci a distruggerlo e anche volendo rigenera la salute al massimo. Tu pensi che avrai anche un 12-12, ti rigenera la salute al massimo e hai anche un buff, quindi secondo me ragazzi carta che se nel giusto deck è fortissima a mio parere. Andiamo avanti. Rianimazione cadaveri. Ok, 0 mana, e questa è sia prete che stregone. Infligge danni al tuo eroe, fa tornare nella tua mano due dei tuoi servitori morti in questa partita. Ok, ragazzi. Carta secondo me è fortissima perché a 0 mana tu ti fai tornare due servitori che avrai fatto a quasi apposta a far morire, come anche il. Queste. Il. Scusatemi, ecco qua, ho avuto un attimo di. Quindi, diciamo. Ok, ci sono, ve lo giuro, ve lo prometto adesso. Diciamo, rianimazione cadavere. Infliggi 3 danni al tuo eroe. Quindi, cosa sono 3 danni? E ti fa tornare nella tua mano due tuoi servitori morti in questo momento. Sicuramente, ragazzi, carta fortissima. Perché, ragazzi, mandatevi anche il Priest, il Resurrection Priest, quel 6 mana 2-6, anche se lo fa morire 2 volte, ritorna in mano lui solo per infliggersi 3 danni, lui non paga neanche mana, quindi, secondo me, ragazzi, fortissimo, verrà sicuramente giocata nel deck giusto, è forte, a prescindere, ma anche quando in qualsiasi deck, perché comunque ti fai 3 danni, ti fai tornare 2 servitori morti in questa partita, ovviamente in un Garkon Priest non lo gioco, perché c'hai anche l'1-2, però in un deck dove ti puoi far tornare in vita e hanno un valore per i pezzi che ti sono morti, anche per scombare, è fortissimo. Quindi secondo me sia nello stregone che nel prete è veramente forte, anche come la leggendaria che ci sono. Fortissimo, mi piace davvero un sacco. Andiamo avanti. 2 mana 1-3, leggendaria del prete, squarciamente il Lucia. Un critico te scambia la mano e il mazzo con l'avversario fino al turno successivo. Ok, questa qua secondo me è la classica carta anti-combo perché ti permette di smontare la combo dell'avversario e di farla quasi anche tua. Sicuramente carta che verrà giocata in un deck apposta, più che in un deck apposta, anche volendo. Quando magari non hai carte, per esempio, tu potresti anche giocarla quando non hai carte in mano, hai solo questa, la giochi, scambiate la mano, tu hai la board, prendi, giochi tutte le carte, comunque costa solo 2 mana.
E anche il mazzo è come quel 5-9-5-5 che c'era una volta, anche se poi non ha avuto mai successo, anche se forse ora che ci penso, in verità ha avuto un periodo dove si era giocato perché comunque ti faceva la combo e vincevi. Ovviamente non è una carta che la puoi giocare in qualsiasi momento, è una carta che ti fai un deck apposta e se va bene, se riesce, questa carta è il fulcro del deck perché è fatta. Andiamo avanti. Una mana, rinviene. Ah, gli studi sui draghi, rinviene un drago, il tuo personaggio costa un. Ok, ragazzi, sicuramente forte perché c'è all'estrada, ragazzi. Cioè, il solo il fatto di poter prendere all'estrada e pagarla 8, anche se la nerfano, riuscite comunque con questa carta a giocare entrambi i draghi. Quindi 8 mana, quanto costa 9 mana? 9, la pagate 8, 1-1, vi evocate due draghi. Non è cambiato nulla da prima per il coso, per il prete. Quindi, secondo me, ragazzi, carta fortissima perché prende poi un drago. Quindi, secondo me. Carta veramente forte che sicuramente verrà giocata nel prete. Non avrebbe senso non giocarla, poi ti costa un mana, te lo paghi di meno, e anche solo il fatto di poter trovare la destrasa è forte. E poi, ragazzi, i draghi che ci sono adesso sono tutti forti, quindi top. Andiamo avanti. 4 mana, 4-2, furtività, ranto di morte, evoca Lilian e Reietta che attacco un nemico casuale. Ok, questa carta non mi fa impazzire perché è un 4 mana 4-2 furtività, che ovviamente quando muore è un 4-2. Che attacco un nemico casuale, attenzione, quindi potrebbe anche andare faccia. Questo cosa vuol dire? Che se si riescono a fare determinate combo, non dico che si potrebbe anche setter later, si potrebbe anche vincere, però magari Wild potrebbe essere più giocata con determinate carte che attivano un ranto di morte. Però ora comunque questa carta non mi sembra una carta così forte da giocarla. Sì, è forte, ma. Diciamo un 4 mana 4-2 che quando muore è un 4-2. Sì, ci sta tra da pezzo, mette board, però è un pezzo così che butti a vuoto che se oltre a evocare un 4-2 non fa nient'altro. Quindi, secondo me, non è molto forte. Se magari in un giusto deck potrebbe quasi trovare value, ma secondo me farà molta fatica. Passaggio segreto: sostituisci le carte nella tua mano con 5 carte nel tuo mazzo. Le scambi ovviamente il turno successivo. Questa carta è secondo me, carta molto forte invece, perché pensate dal punto di vista in cui veramente può essere utile, nel momento in cui avete magari una brutta mano, avete una brutta mano, avete carte non vi servono, ve le scambiate tutte e vi prendete 5 carte dal vostro mazzo che forse magari, ovviamente magari, vi possono essere utili. Ragazzi, costa 1, quindi non è detto, è sicuramente, diciamo, come posso dire, costa 1, quindi potete comunque sfruttare al massimo tutte le carte che pescate, quelle 5 carte che magari non vi possono servire prima, quelle di prima, quindi secondo me è molto forte, anche se però c'è da dire che allo stesso tempo è rischioso, non è una carta che dici e sicuramente entrerà a far parte del mio deck, è una carta che ci devi, non dico fare un mazzo, anche se non ci devi neanche fare un mazzo, però è una carta che deve essere giocata con ragionamento, deve essere una carta che va giocata, io la gioco adesso perché magari potrò fare una giocata alternativa a una giocata di merda che posso fare adesso. Quindi, secondo me, se giocata nel giusto modo può essere forte, ma se no sarà un po' così. Andiamo avanti, analizziamo questa fila di ultime carte e poi finiamo il video. Ok, vi ricordo ovviamente di iscrivervi, commentare, mettere like se non l'avete fatto e andiamo avanti. Scoppiazzamento, segreto del ladro, segreto alla fine del turno dell'avversario, metti nella tua mano delle copie delle carte che hai giocato. Ok, ragazzi, carta secondo me fortissima, perché ragazzi, contro un aggro, contro un control, magari metti quindi alla fine del turno, metti nella tua mano delle copie delle carte che hai giocato. Ragazzi, sicuramente forte, non c'è nulla che dire. Comunque è una carta che ti dà pezzo, che ti dà carte, non ha nulla di male questa carta, è forte, è solamente forte questa carta. Lui ti gioca, che ne so, immagino il paladino, io ho la combinazione, e quel ti consacration, lui mi gioca qua, a fine turno si prende quel ti consacration. Ragazzi, fortissimo, di cosa parliamo? Io mi voglio giocare un Libra del paladino, qualcosa, io devo aver paura che ce l'abbia il segreto che se lo riprende in mano. Questa carta è veramente forte perché anche ovvio non ti salva magari da una sicuramente da una board piena, magari tu giochi questo e dici però il fatto che tu devi stare attento a giocare determinate carte perché lui possa giocarti è un po' come l'8 mana 8-8 del prete che lui ti gioca tutte le carte che ho giocato prima. Anzi, quella lì è più forte che un 8 mana, però questa qui costa 2, è un segreto, è molto più flessibile, puoi anche contro un aggro, magari ti gioca le carte e tu le puoi giocare a tua volta. Ragazzi, veramente forte, mi piace proprio tanto questa carta. Andiamo avanti, 3 mana 1 4, ottiene più 1 dopo che il turno è attaccato. Diciamo che per avere valore questa carta ha bisogno dei buff, che per esempio potrebbe dare la
Vulpera Malatossica, la tua arma più 2 di attacco. Sì, la più 2 di attacco. Non lo so, ragazzi, perché è un 3 mana 3-3 che ti deve rimanere in campo. Quindi tu prima potresti fare una giocata, che ne so, fai coin. Giochi questa, 3 mana da 4, poi il turno dopo fai lei, la tua arma c'ha 3 di attacco, attacchi c'ha 4. Chi muore lei è un 3 mana 2-4. Secondo me non è così forte, ragazzi. È troppo lenta. Mi ricorda un po' l'arma del paladino. 4 mana. Com'era? 4 mana 1-4. Per ogni tuo servitore morto costruito, ne guadagnava più 2 di attacco, più 1 di attacco. Non mi ricordo, mi pare più 1 di attacco. Che era forte se si andava in late, ma non dovevo attaccare. Questo devi per forza tardare un pezzo. Devi continuare a picchiare. Massimo ti aumenta di più 4. Quindi arrivi 3 mana 5-4. Sì, forte, ma dopo quanto ci arrivi? Secondo me non è così forte, per quanto può avere value, anche se fosse 3 mana 2-4, ci sta, però molto lenta secondo me, anche se magari poi verrà sicuramente giocato, perché è un'arma, le armi le gioca, anche se però non mi convince. Andiamo avanti, furtività, impulso magico, mette nella tua mano una carta con combo. Ok, ci sta, è forte, mi piace, comunque è un 4 mana 4-4, ha furtività, e se lancia una magia ti mette anche una carta nella tua mano con combo. Sappiamo che le carte del combo del lado sono veramente forti, tra cui c'è anche... Quanti ci sono? Sventramento che può fare 4 danni, cioè quella che ti buffa di più di attacco. Sicuramente forte, non so se effettivamente potrebbe essere giocata, avrebbe senso giocarla, però comunque 4-4 con furtività, quindi tu lo giochi, sei sicuro che o perlomeno hai un'altra probabilità che ti rimanga, che tu possa giocare la tua carta e avere una carta con combo, anche se poi devi vedere quanta value ha questa carta con combo. Andiamo avanti, detonazione fusa, infligge 2 danni, evoco con numero di elementali 1-1 pari ai danni inflitti. Ovvio, 3 mana infliggere 2 danni è poco, ma se si riesce ad aumentare il numero di danni che si fanno, evoco con numero di elementali 1-1, anche se però non è male, perché comunque è 3 mana infliggere 2 danni, quindi è come quelle del prete, comunque di e infligge ed evoco con numero di elementali 1-1 per i danni inflitti. Quindi alla fine tu di base evocheresti, quindi infliggi 2 danni, evochi 2-1-1. E se hai anche più danni magici, ne avrai anche di più. Forte, ragazzi, forte, perché avere rimozione contro aggro ti mette anche pezzi in questo modo, lui, anzi, te, tra i suoi pezzi. Quindi, sicuramente, ragazzi, mi piace tanto. E se riesci anche ad avere più danni magici, anche 5, tu ti puoi avere 5-1-1. È difficile, ovviamente, tu la giocherai quasi sempre a così 3 mani infliggi 2 danni e ti evochi pezzi. Ma mi immagino io contro i demonati, c'è cioè l'1-2 che si sta buffando, continua a buffare, 2, infliggi 3 danni. Lo distruggi e in più ti evoca anche 2 pezzi che puoi usare per tagliare i suoi pezzi. Quindi, fortissimo, mi piace davvero tanto. Andiamo avanti con l'ultima carta, leggendaria dello sciamano, 3 mana 3-3, istruttrice Cuor Fiammante. Che due battaglie rinvieni una magia che costa 1 o più, ripeti l'effetto se giochi la magia in questo turno. Ok, dipende ovviamente che magia si costa. Non rinviene una magia? Ah no, ok, ragazzi, ok. Qualsiasi magia voi giocherete, riuscite a trovare. Ripetere effetto 2 volte. Io mi immagino questa carta. Giocate questa e vi giocate la magia a 10 mana dello sciamano che vi evoca 3 servitori 5 secondante. Ok, ragazzi. È forte perché costa 1 e ripete l'effetto. Quindi farete un tour dove tu spendi 4 mana e ripeti l'effetto doppio di una carta che tipo o rimuovere o ti mette border, perché la sciamana ha un'infinità di magie. E il fatto che possa ripetere l'effetto è fortissimo, ragazzi. Carte che non lo sciamano verrà giocata sicuramente. Attenzione, casuale, diciamo, no, casuale è da giocare con attenzione, perché se tu vuoi avere il doppio effetto, comunque devi giocare in quel turno, quindi magari aspetti che ci sia una buona board per poter giocare. Ma anche non volendo aspettare, comunque tu hai una carta che ti è venuto con una magia a 1, quindi tu puoi prendere anche una carta che ti costa 10 mana e la paghi 1. È fortissimo, a prescindere da tutto, perché una magia come 10 mana evoca 3-5 second count. Poterla giocare anche a turno 4, perché a turno 3 sei scontata di 1, e ragazzi, fortissimo. Quindi, questo è tutto per il video di oggi. Vi ricordo ovviamente di iscrivervi e mettere like se non l'avete fatto. Panico per tutti, ragazzi. Ciao!